Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come tutto sulla vita privata e professionale di Gabriele Costanzo, figlio adottivo del celebre conduttore e della mattatrice Maria De Filippi. Il 24 febbraio 2023 ha segnato una data funesta per la televisione italiana, contraddistinta dalla dipartita dello storico giornalista e conduttore di Mediaset Maurizio Costanzo. La notizia ha comprensibilmente catalizzato l'attenzione del web, così come quella delle principali emittenti televisive e radiofoniche, e un'ampia schiera di VIP ha presenziato mestamente alle solenni esequie del baffo più famoso d'Italia. Tra la folla spiccava inevitabilmente il volto affranto della neo vedova Maria De Filippi, perennemente affiancata dal figlio adottivo Gabriele. La conduttrice ed il giovane professionista hanno esibito in pubblico reazioni contenute e dignitose, salvo poi condividere l'impatto dell'improvviso lutto nell'intimità dell'ambiente familiare. Di Gabriele Costanzo, solitamente schivo nei confronti dei riflettori, si sa molto poco. Ecco qualche pillola circa il suo passato e la sua vita attuale. Gabriele Costanzo. L'arrivo in famiglia ed i primi anni con Maurizio e Maria. Classe 91. Gabriele Costanzo è nato a Roma sotto il segno dell'acquario, ed avrebbe trascorso la sua infanzia in un orfanotrofio fino all'età di circa 13 anni. Proprio nel corso della sua prima adolescenza sarebbe stato adottato dalla celebre coppia di Mediaset. Ma Maria De Filippi ha confessato a posteriori di aver vissuto con una certa ansia il loro primo incontro. La conduttrice ha riferito: quando incontrai per la prima volta Gabriele, lui aveva 10 anni. Io ero tesa come una corda di violino, era come andare ad un esame a cui non ti puoi preparare. Pensavo: e se gli faccio schifo? Dopo un delicato approccio, però, la famiglia si è consolidata, e Gabriele Costanzo ha proseguito gli studi, di cui però non si conosce l'indirizzo. Secondo Maria De Filippi, il giovane non sarebbe risultato particolarmente propenso all'impegno scolastico, tanto da dover frequentare dei corsi di recupero in alcune materie. Dopo aver ottenuto il diploma, però, Gabriele Costanzo avrebbe manifestato il desiderio di lavorare dietro le quinte di Mediaset, ed ha ottenuto ben presto il suo primo ingaggio. Gabriele Costanzo sulle orme dei genitori adottivi. La conduttrice avrebbe arruolato il figlio fresco di studi nella sua Fascino PGT, incaricandolo di contribuire ai casting per il dating show Uomini e Donne. In seguito Gabriele Costanzo avrebbe ottenuto anche il ruolo di aiuto produttore nel format, contribuendo poi anche al successo di Amici e C'è posta per te. Dal 2017 ha inoltre collaborato con il padre nel backstage del Maurizio Costanzo Show, e nel 2021 avrebbe fondato la propria casa discografica, in cui avrebbe arruolato i cantanti Alex e Luigi Strangis, reduci da Amici. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen an older man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody.